ad Arecibo, dove c'è il radiotelescopio più grande del mondo, ha fatto un elenco dei pianeti più simili alla Terra. Questo elenco ha 29 posizioni. Ora io sto partendo da una delle posizioni più basse. Lui è al 25esimo posto. Però, signori, 25esimo posto su 29, ma questi 29 sono scelti tra i 1889 pianeti confermati, per cui non è messo malaccio. Questo è un confronto tra la stella Kepler 186, il nostro Sole, vedete che è più piccola. E perché è importante cercare le stelle, i pianeti, scusate, che orbitano intorno a questo tipo di stelle deboli, le nane rosse? Perché il contrasto stella e pianeta è più accentuato. Vedete che la stella nana rossa è più piccola del Sole e di conseguenza qualunque pianeta le passi davanti la oscurerà di più di quanto oscurerebbe una stella più grande. Perché se voi siete davanti a una stella grande passa un moscerino, non lo vede nessuno, ma se davanti a una stella piccolina passa un moscerino, forse si può anche vedere. E per cui vedete che nel diagramma il transito, cioè la curva di luce si chiama, sarà molto più profonda nel caso di contrasto così accentuato di un pianeta che transita di fronte a delle stelle piccole, meno luminose e deboli. Questo è, come vi dicevo prima, il confronto tra il sistema di Kepler 186 e la nostra Terra. Kepler 186 ha dei compagni, 5 pianeti, che però sono tutti più grandi di lui e sono tutti troppo vicini alla propria stella, per cui sono fuori dalla zona abitabile. Anche se la stella è debole, è una nana rossa, questi pianeti sono obiettivamente troppo vicini per essere appunto abitabili. Sempre state attenti, io quando dico pianeta abitabile intendo la vita come noi la conosciamo, ovviamente, perché è l'unica vita con cui possiamo paragonare qualcosa. Kepler, ecco, i primi quattro pianeti sono talmente vicini alla loro stella che sono bloccati gravitazionalmente, hanno un blocco gravitazionale, ovvero volgono sempre la stessa faccia alla loro stella, un po' come la Luna volge sempre la stessa faccia alla Terra. Il loro periodo di rotazione su loro stessi è uguale al periodo di rivoluzione intorno alla loro stella. Si dice che è una rotazione sincrona. Questo che cosa comporta però? Comporta che quei pianeti avranno un lato sempre illuminato dalla stella, con temperature altissime, e un lato sempre al buio, immerso in una notte perenne, dove anche se sono vicini alla stella, se non c'è l'atmosfera, perché la vicinanza con la stella soffia via tutte le atmosfere, le temperature saranno bassissime, ci saranno delle escursioni termiche tra un lato illuminato del pianeta e l'altro veramente pazzesche. Vedete sempre qui la fascia di abitabilità. Kepler è nella sua Kepler 186F, è nella sua fascia di abitabilità, proprio anche se è un pochino al limite esterno, diciamo un po' come la posizione di Marte nel nostro sistema solare. E i suoi quattro compagni di viaggio, i pianeti B, C, D ed E, sono più grandi, come vi avevo detto, e troppo vicini. Invece lassù primeggia la nostra Terra, proprio al centro della fascia di abitabilità, comparata col nostro Sole, che è la stella più grande. Allora, tra molti gemelli, si sono divertiti alla NASA, sono dei matacchioni in fondo, a fare delle simulazioni di come apparirebbe un tramonto visto da questo pianeta, ovvero, ma non è che sia molto originale, è semplicemente più rosso del nostro, ma direi del tutto simile. E siccome la NASA sono veramente, insomma, gli americani per queste cose devo dire che sono bravi, quando si tratta di fare spettacolo o cinema gli americani non sono imbattibili. Cosa si è immaginata la NASA? Ha detto, ha fatto dei poster dedicati agli esopianeti, ai pianeti extrasolari, per pubblicizzare il turismo su questi pianeti. Ovviamente è impossibile, però forse, ma anche in futuro sarà impossibile data la lontananza di questo pianeta, però alla NASA si è divertita. E questo poster, sono bellissimi
qualcosa, perché sono in stile vintage anni 30, guardate lo stile. Questo poster dice Kepler 186F, where the grass is always redder on the other side, dove l'erba del vicino praticamente è sempre più rossa e non sempre più verde, perché la fotosintesi clorofilliana su questo pianeta, visto che la sua stella è rossa ed emette principalmente in quelle frequenze d'onda del rosso, le hanno studiato, hanno ipotizzato che l'eventuale vegetazione sia rossa, per cui l'erba del vicino, hanno mutuato il nostro proverbio che l'erba del vicino, da noi l'erba del vicino è sempre più verde e su Kepler 186 è sempre più rossa. Hanno fatto un altro poster, la NASA, su un pianeta che esiste davvero, adesso vi parlerò di questo pianeta, Kepler 16b, dove la tua ombra ha sempre compagnia. Questo mi fa morire, perché doppia ombra, perché questo pianeta ha due stelle, orbita intorno a due stelle. In realtà si dovrebbe scrivere così, si dovrebbe scrivere Kepler 16ab, tra parentesi, perché le due stelle del sistema sono chiamate la stella A e la stella B. E poi B, scritto minuscolo, indica il pianeta. Questo pianeta ha una particolarità, è un pianeta circumbinario. Cosa vuol dire? Che orbita non intorno a una stella sola e poi c'è l'altra stella che gli rompe le scatole, orbita intorno a tutte e due le stelle. Queste due stelle sono una nana arancione, un po' più fredda del nostro Sole, un po' più piccola, e una nana rossa. Le nane rosse ormai sappiamo che sono ancora più fredde, e orbita intorno a tutte e due a una distanza di 0,70 unità astronomiche, per cui potrebbe andare bene come distanza, cioè veramente fuori dalla fascia abitabile, perché è un gigante gassoso questo pianeta. Kepler 16b è grosso più o meno come Saturno ed è composto di per il 50% di gas e per il 50% forse di ghiaccio e rocce, un nucleo roccioso, però è un pianeta che somiglia al nostro Saturno, alle dimensioni più o meno del nostro Saturno, per cui non ha una superficie solida, non ci si può atterrare. Cosa hanno ipotizzato? Allora, questo pianeta esiste ed è stato soprannominato dagli astronomi Tatooine. Chi segue la saga di Guerre Stellari sa che Tatooine è nel primo film di Guerre Stellari, nella prima, forse tra le prime inquadrature, si vede un pianeta con due soli. Ecco, siccome questo pianeta ha realmente due soli, è stato ribattezzato informalmente Tatooine. La cosa particolare, oltre ad avere due stelle, per cui due tramonti eccetera, è che gli astronomi hanno pensato che questo pianeta non è abitabile, ma potrebbe avere una luna con solida che ruota intorno appunto a questo pianeta, e se questa luna avesse la massa della Terra e riuscisse a trattenere un'atmosfera con dei gas serra che mantenessero una certa temperatura, il satellite di questo pianeta potrebbe potenzialmente essere abitabile. Il terzo pianeta, il terzo poster, è dedicato al pianeta HD 40307G, una superterra, l'esperienza della gravità. Siccome questo pianeta è molto più grande della Terra, avrebbe una gravità più forte e noi peseremo tutti di più su quel pianeta, ecco per cui non ci andrò mai, e verremo quasi schiacciati dalla gravità. Questo pianeta ha un raggio di 2,4 volte la Terra, una massa addirittura 7 volte la massa della Terra, e orbita intorno alla propria stella in 198 giorni. Questa stella è una nana arancione, sempre più fredda del Sole. Nonostante questo, la temperatura stimata su questo pianeta è di circa 6 gradi, una temperatura accettabile. Se voi pensate che al nostro polo sud, al polo nord o al polo nord ci sono temperature abbondantemente sotto lo zero, eppure c'è vita, perché c'è vita animale, orsi bianchi, pinguini al polo sud, c'è vita, pullula l'Antartide, pullula di vita, anche se le sue temperature sono appunto sotto zero.
la distanza di questo pianeta è di 42 anni luce e si trova nella costellazione del Pittore, una costellazione che non è visibile da noi ma è visibile nell'emisfero australe, nel sud del mondo. Ora, essendo molto più grande della Terra, hanno fatto vedere una specie di paracadutista che si butta e prova l'attrazione gravitazionale pazzesca. Guardate l'ESI di questo pianeta, l'indice di somiglianza con la Terra, 0,74. Non vi ho detto che Venere, che è il pianeta nel sistema solare che più somiglia alla Terra, ha un indice, ha un ESI di 0,78. Per cui questo si avvicina abbastanza alla somiglianza di Venere. Allora, per arriviamo al numero 1 in classifica. Allora, oramai voi sapete tutto di Kepler-186f, vi ci potreste anche trasferire, ma io preferisco trasferirmi su Kepler-438b. Kepler-438b è stato scoperto quest'anno durante il giorno della Befana, il 6 gennaio 2015, mentre noi mangiavamo cioccolatini e scartavamo i dolcetti contenuti nelle calze, si annunciava la scoperta di questo pianeta che orbita intorno a la stella Kepler-438, anch'essa una nana rossa, anch'essa più piccola e più fredda del nostro Sole, a una temperatura di 3748 gradi Kelvin. E questo pianeta orbita a 0,166 unità astronomiche. Vi ricordo che Mercurio orbita a 0,39 dal Sole, per cui questo pianeta è veramente più vicino alla propria stella di quanto Mercurio lo sia al Sole. E orbita, il suo anno dura 35 giorni e il raggio del pianeta è 1,12 raggi terrestri. Per cui insomma abbastanza paragonabile alla Terra. Quello di Kepler 186 era 1,1 raggio terrestre, poco più grande questo. E la sua massa può variare, perché le stime della massa non sono mai precise, da 0,6 a 4 masse terrestri. È distante 470 anni luce, qui fa più caldo però che su Kepler 186. Qui la temperatura stimata è da 0,60 gradi, un po' troppo caldo, però io sono freddolosa, per cui andrei qua. Perché ho messo il numero 1 in classifica? Perché secondo, vi avevo già citato l'elenco dei pianeti potenzialmente abitabili che è stato stilato dall'Università di Porto Rico, Kepler 186f era al 25° posto. Al primo posto di quell'elenco troviamo questo pianeta, Kepler-438b. Poi abbiamo EPIC, ecco questi pianeti, questi nomi, io capisco che sono veramente delle sigle di lettere e di numeri, mi ricordo tanto la banda bassottica perché i numeri sulla maglia, però poi quando si capisce che cosa vogliono dire non sono così tremendi. Tranne questo che è lunghissimo, EPIC, è sempre stato scoperto da Kepler, però probabilmente questa stella EPIC era già stata battezzata così in qualche catalogo stellare, per cui è rimasto il nome EPIC 2013-67-065D. Allora, ha un ESI di 0,80, molto molto alto. Ah, non vi ho detto, scusate, che l'ESI del numero 1 in classifica è di 0,88, è altissimo 0,88, si avvicina veramente all'1. Allora, torniamo al nostro EPIC. EPIC è il terzo pianeta che orbita intorno a una nana rossa, che dista circa 150 anni luce da noi, ed è quello più esterno, per cui è quello, si pensa, è nella fascia abitabile comunque. Anche lui è nella classifica dei top 29 ed è al settimo posto in questa classifica. Non ve l'ho messo in ordine della classifica perché tanto questa classifica varia continuamente. Adesso al numero 1 c'è Kepler 438b, fra due giorni chissà chi c'è.
io ho fatto una fatica per prendere questi dati, perché ogni giorno mi cambiavano continuamente. Se voi andate a vedere le notizie sui pianeti extrasolari, sono completamente sempre aggiornate. E per cui magari mentre vi sto parlando, se voi tornate a casa e cercate sui pianeti extrasolari, magari oggi ne è stato scoperto un altro che ha di nuovo scombinato la classifica dei mondi potenzialmente abitabili. Comunque, di Epic non c'è da dire altro, lo volevo solo citare perché sono tre pianetini. Ecco, questo invece è interessante perché è un pianeta con tre soli, Gliese 667 C, due volte C. La C, la prima C maiuscola indica che è orbita intorno alla terza stella di un sistema triplo, che poi vedremo, è molto più grosso della Terra. Però ha un ESI di 0,84, è una stella arancione, mi sembra, attorno a cui orbita il pianeta, e il raggio del pianeta è un raggio e mezzo, due volte il raggio terrestre. E la massa è molto più grande, 4,5 volte la massa terrestre. Anche qui c'è una temperatura stimata, ovviamente, accettabile. Ecco come apparirebbe dal pianeta, questo ovviamente è una ricostruzione di fantasia, come apparirebbe il cielo da questo pianeta, il pianeta con tre soli. La stella più vicina che vedete a sinistra è la stella attorno a cui orbita il pianeta, che è una nana arancione. No, scusate, forse una nana rossa. Le altre due sono due stelle di sequenza principale, ma sono due nane arancioni. Sì. E questa è una stellazione dello Scorpione, non è stato scoperto da Kepler. E poi vi cito una curiosità, anche questi sono classificati come pianeti abbastanza simili alla Terra perché sono rocciosi, i gemelli della Terra, i gemelli vecchietti ho messo, adesso vi dirò perché. Allora, innanzitutto la stella Kepler 444 ha un sistema di 5 pianeti che ruotano intorno a questa stella. È stata scoperta il 27 gennaio di quest'anno, per cui si parla proprio di pochi giorni fa, recentissima questa scoperta. È una stella arancione, scusate, arancione, della, con temperatura di circa 5.000 gradi Kelvin, e tutti questi pianeti sono più piccoli della Terra, hanno dimensioni piccolissime e sono rocciosi, quindi, perché noi abbiamo visto che i pianeti gassosi non possono essere piccoli, per trattenere tanti gas occorre una massa grande, per questo i pianeti gassosi sono di solito giganti gassosi, i pianeti piccoli sono rocciosi. La temperatura stimata è altissima, questi pianeti non entrano nella lista dei pianeti abitabili, anche se sono simili alla Terra, perché girano talmente vicino alla propria stella da avere una temperatura altissima. Guardate il loro periodo orbitale. Il loro anno dura soltanto da 3 giorni, da un minimo di 3 giorni a un massimo di 9 giorni, per cui è veramente poco, sono attaccatissimi alla stella. Vedete le dimensioni relative rispetto alla nostra Luna, Mercurio, Marte e la Terra. Sono piccoli, ma perché sono importanti? Perché si è stimato che questo sistema planetario ha un'età di 11,2 miliardi di anni. È un'età pazzesca. Se pensate che il nostro universo ha un'età di circa 13,8 miliardi di anni, vuol dire che questi pianeti c'erano già quando l'universo aveva soltanto 2 miliardi e mezzo di anni. Per cui hanno visto tutta la vita dell'universo, c'erano già da tempi immemorabili. E perché sono così importanti, anche se non sono potenzialmente abitabili, sono mondi piccoli e infuocati? Ma perché ci siamo tanto esaltati a trovare questa, a scoprirli? Perché vuol dire che pianeti rocciosi si formavano già 11,2 miliardi di anni fa. Per cui se nell'universo pianeti rocciosi di questo tipo si formavano già tanto tempo fa, la vita ha avuto un sacco di tempo per svilupparsi. Ora, in questo caso, appunto, sono troppo vicini,
ma se fossero nati dei pianeti un po' più distanti dalla stella, la vita avrebbe avuto un'infinità di tempo per svilupparsi. Vi ricordo che la nostra Terra, in confronto, ha solo 4,5 miliardi di anni, quindi questi pianeti hanno il doppio, più del doppio dell'età del nostro Sole e della nostra Terra. Potrebbero essere nate delle civiltà già distrutte a quest'ora su questi pianeti. Allora, questo è solo un piccolo riepilogo a gennaio 2015 dei pianeti potenzialmente simili alla Terra. Io vi ho parlato solo di Kepler-186f, che è quello più piccolino a sinistra, e di Kepler-438b, nuovo, che è il numero uno in classifica. Ma basta di parlare di pianeti simili alla Terra. Tutti parlano dei gemelli della Terra, i mass media non vedono l'ora di notizie dei gemelli della Terra, che poi tanto gemelli non sono, come avete visto. Secondo me sono ancora più affascinanti i pianeti diversi dalla Terra, non quelli che magari non possono avere la vita come noi la conosciamo, ma potrebbero avere una vita diversa, la famosa vita 2.0, potrebbero comunque insegnarci scientificamente tantissime cose, e sono veramente, veramente dal punto di vista scientifico più interessanti. Allora, sono le superterre. Ora, se vi ricordate lo schemino del sistema solare, questo tipo di pianeti nel sistema solare nostro non esiste, perché noi abbiamo o i pianeti rocciosi piccoli o i giganti gassosi grandi. Le superterre sono dei pianeti rocciosi, ma grossi, che hanno una massa compresa tra circa 2 e 10 masse terrestri, per cui sono grossi quanto a metà strada tra la Terra e Nettuno. Nettuno è un gigante gassoso, anche se è molto più piccolo di Giove e Saturno, però è sempre 17 volte la massa della Terra ed è gassoso. Invece le superterre scoperte sono tutti pianeti rocciosi. Io li ho soprannominati i giganti rocciosi, quelli che mancano nel nostro sistema solare, perché noi abbiamo nani rocciose abbiamo, o giganti gassosi. I giganti rocciosi invece li abbiamo scoperti solo intorno ad altre stelle. E qui vedete il pianeta Gliese 1214b, che è un pianeta interessantissimo, che a me piace da matti, è il cosiddetto pianeta oceano. Allora, è nella costellazione di Ofiuco, e questo pianeta, che è stato scoperto nel 2009, orbita sempre intorno a una nana rossa che ha circa 3000 gradi Kelvin, molto più fredda del Sole, e la sua distanza è vicinissima alla stella, 0,01 unità astronomiche, molto molto più vicina di quanto Mercurio orbiti intorno al Sole. Il suo anno dura solo un giorno e mezzo. Immaginate un pianeta che gira intorno a una stella soltanto in un giorno e mezzo, un moto di rivoluzione brevissimo. Il suo raggio è più del doppio del raggio terrestre e la sua massa è 6 volte e mezza la massa terrestre. La temperatura stimata è alta, perché ovviamente con un periodo di rivoluzione così breve, attaccatissimo alla stella, la temperatura è alta, da 120 gradi Kelvin a 200 e più gradi Kelvin. Però perché si chiama pianeta oceano? Voi direte, ma l'acqua a quella temperatura evapora, com'è possibile che ci siano degli oceani? Invece è possibile, cioè possibile, può essere possibile, questa non sono certissimi, però hanno già delle evidenze scientifiche che ci portano in questa direzione, perché ha un'atmosfera talmente spessa questo pianeta che la pressione idrostatica alla base dell'atmosfera consente la transizione di fase dal vapore al liquido per l'acqua, per cui l'acqua sotto un'atmosfera così densa può mantenersi liquida. E tra l'altro questo pianeta mi interessa particolarmente, perché è stato il primo o il secondo pianeta di cui si è potuta studiare l'atmosfera. Proprio chimicamente abbiamo analizzato la sua atmosfera. Allora, qui c'è un grafico, è stata caratterizzata l'atmosfera tramite il Very Large Telescope, un grandissimo telescopio
in Cile, e praticamente si è visto dallo spettro della luce della stella che passava attraverso l'atmosfera del pianeta, la composizione, si è trovato tracce di vapore acqueo e anche una, ovviamente, un'alta percentuale di idrogeno e soprattutto un sistema di nubi otticamente spessi. Praticamente questo pianeta è ricoperto da nubi densissime. E adesso passiamo alla seconda superterra. Di superterre ho parlato di Gliese 1214b, il pianeta oceano. Ah, io dicevo che il pianeta di prima, praticamente ritengono che sia per il 75% ricoperto da oceani profondi anche centinaia di chilometri e con un nucleo invece roccioso. E la seconda superterra, cioè questi pianeti rocciosi molto molto più grandi della Terra, è Kepler-22. Kepler-22 è particolarmente interessante, è inserito nella lista dei top 29 della lista dei pianeti potenzialmente abitabili e ha un ESI di 0,71, più alto di quello di Kepler-186f, più alto di Marte, però più basso di Kepler-438b, che è il numero 1. Però è interessante perché gira intorno a una stella gialla come il nostro Sole. Basta stelle rosse, basta nane rosse. Questa è una stella del tutto paragonabile come dimensioni e come temperatura al nostro Sole. Ha una temperatura di 5500 gradi Kelvin e la distanza di Kepler-22 dalla sua stella è di 0,89 unità astronomiche, praticamente quasi un'unità astronomica. È un pochino più vicino di noi alla sua stella e la sua stella è un pochino leggermente più fredda, per cui va benissimo. Orbita in circa 290 giorni intorno al suo pianeta, un po' meno di un anno, però 290 giorni è un termine paragonabile all'anno terrestre. E la sua massa, ecco, si stima che va da un minimo di 6 masse e mezzo la massa terrestre a 124 masse terrestri, è un numero incredibile. Non oso neanche pensare a quale gravità ci possa essere con 124 masse terrestri, non è proprio possibile, saremmo completamente distrutti, schiacciati, la vita non potrebbe essere possibile, ma si stima che questo pianeta possa essere anch'esso un pianeta oceano e la temperatura potrebbe forse essere di 22 gradi. Per cui giusto una temperatura primaverile, diciamo, e purtroppo è molto lontano, è a 620 anni luce dalla Terra, è molto lontano, anche lui nella costellazione del Cigno, Kepler-22, però è un pianeta sempre molto interessante, qui vedete il suo sistema, è stato trovato un pianeta solo, non ha pianeti compagni, ed è nella fascia verde, nella fascia abitabile intorno alla sua stella. Qua vedete il confronto con la fascia di abitabilità del sistema solare, sempre con la Terra al centro della fascia di abitabilità e Venere e Marte che sono sempre ai bordi, bordo inferiore o bordo superiore. Allora, detto questo, abbiamo parlato di pianeti simili alla Terra, abbiamo parlato di superterre, ma quelli che veramente sono più affascinanti sono i gioviani caldi. Allora, voi sapete, vi avevo detto che Giove nel nostro sistema solare è sono pianeti simili a Giove, per cui sono dei giganti gassosi, però Giove è a 5 unità astronomiche di distanza dal Sole, bello lontano, bello freddo, perché altrimenti abbiamo detto un pianeta gassoso con tanto gas così enorme, se fosse troppo vicino al Sole, il gas se ne andrebbe, non si potrebbero formare dei pianeti gassosi vicino alle stelle, giusto? Questa era la nostra teoria e ovviamente è sbagliata, cioè non è sbagliata veramente, ma abbiamo trovato dei pianeti giganti gassosi con dimensioni paragonabili a quelle di Giove e che orbitano vicinissimi alle loro stelle, più di quanto orbiti Mercurio intorno al Sole, per cui sono dei giganti infuocati, ma composti di gas. Com'è possibile che non evaporino? Ma soprattutto, com'è possibile che si siano formati, che una massa di gas si sia formata
incontrata così vicino a una stella e non sia spazzata, sia stata spazzata via dal vento stellare, perché le stelle, soprattutto nelle prime fasi della loro formazione, emettono una quantità di vento stellare, di radiazioni ultraviolette veramente notevoli. Eppure noi abbiamo trovato, sono stati ribattezzati Gioviani Caldi. Allora, un Gioviano Caldo che mi piace tantissimo è questo HD 189 733 AB, nella costellazione della Volpetta. La costellazione della Volpetta, gli astrofili sanno dov'è, vicino al cigno. Perché lo strano caso? Perché allora, come vi immaginate voi un pianeta extrasolare, un pianeta Gioviano Caldo che gira vicino alla propria stella? Vi immaginate rovente, rosso? E invece questo pianeta si presenta così, il pianeta blu cobalto, nella luce ottica. A vederlo sembrerebbe molto simile alla Terra. Come mai? Vedremo subito perché. Allora, orbita intorno a una nana arancione, un pochino più fredda della Terra. La distanza dalla sua stella è brevissima, 0,031 unità astronomiche. Il suo periodo orbitale è di soli 2 giorni, il suo anno dura 2 giorni e il suo raggio è 1,14, attenzione, raggi non terrestri ma gioviani. Questo pianeta è poco più grande di Giove, ha un raggio un po' più grande di quello di Giove e la sua massa è 1,16 masse non terrestri, ma gioviane. E vi ricordate che vi ho detto che Giove è 318 volte la massa della Terra, per cui per avere un confronto di dimensioni. La sua temperatura è altissima ovviamente, essendo così vicino alla stella, 1100 gradi Kelvin nella media. Tra l'altro, essendo così vicino alla stella, questo pianeta è bloccato gravitazionalmente e ruota in modo sincrono, cioè rivolge sempre la stessa faccia alla sua stella, per cui avrà una parte illuminata sempre a giorno e una parte sempre al buio, che non vede mai la luce della propria stella. Perché questo pianeta sembra di blu cobalto? Perché piove vetro. Allora, non sono oceani quelli che si vedono, ma la sua atmosfera nebbiosa e turbolenta, con dei venti pazzeschi a 7.000 km/h, ma arrivano, ho letto, anche fino a 10.000 km/h, in questa atmosfera turbolenta le particelle di silicati danno vita a una pioggia di vetro che per un fenomeno di scattering riflettono la luce blu. Per cui è luce blu riflessa. Ed è il secondo o primo pianeta insieme a Griese 1214b di questo pianeta. Noi abbiamo caratterizzato l'atmosfera. La cosa strana è che abbiamo trovato vapore d'acqua, anche se poco, anche se evapora, però c'è. E perché è così importante averlo trovato, anche se questo pianeta è inadatto alla vita? Questi pianeti, Gioviani Caldi, non vengono citati nell'elenco dei pianeti potenzialmente abitabili, non sono nella top 10 dei 29 pianeti potenzialmente abitabili, ovviamente, perché questi sono degli inferni. Ma perché è importante che abbiamo trovato l'acqua? Perché se noi abbiamo trovato acqua persino qui, su questo tipo di pianeti, vuol dire che l'acqua è veramente, si trova ovunque, veramente comune in tutto l'universo. Abbiamo trovato molecole di metano, anidride carbonica e monossido di carbonio, soprattutto nei forti venti che ci sono sul pianeta. E poi bisogna dire che, per gli astrofili lo dico, questa stella, la stella di questo pianeta, è vicinissima alla nebulosa Dumbbell, la nebulosa Manubrio, questo bellissimo oggetto che vedete in fotografia, M27 del catalogo Messier, è una nebulosa che gli astronomi amano osservare. E questa stella è vicinissima, la stella di questo pianeta è vicinissima prospetticamente a questa nebulosa. In realtà la nebulosa è molto più lontana, perché questa stella dista da noi 63 anni di luce, la nebulosa Dumbbell dista da noi 1360 anni di luce, per cui è più distante, però prospetticamente sono molto vicine.